che bravo, ma che bravo, questo rattino, bravissimo. Ragazzi, ce l'ho fatta. No, non è Topo Gigio, Topo Gigio, dobbiamo recuperarlo, santo cielo. Sarà là in mezzo all'oceano che piange. Ma per adesso ho addomesticato altri ratti. Questo è Gigetto, il mio secondo ratto. E Gigetto è molto bravo perché ha il potere di portarmi cose nelle ceste. Ad esempio mi ha portato queste frecce. Grazie Gigetto, grazie. Tra poco vi mostrerò come ha fatto. Intanto lo prendo con me. Perfetto, un'altra cosa che voglio mostrarvi di sopra è... What? Qualcosa è spawnato nella mia camera da letto. Ci vuole tutta la mia esperienza nella corrida per far fuori sti cosi. Cioè, cavolo, nella mia camera da letto ora spawnano pure i tori. Santo cielo. Ok, una cosa che ho trovato recentemente è un pezzo di moneta. Mi è successo quando ho ucciso un ratto o una cosa del genere. So solo che qualcuno mi ha droppato questa cosa e ho sentito dire che se riusciamo a trovare tutti i pezzi possiamo andare in una dimensione piena di ratti. Ratlantide. Sì, ragazzi, so che vi fa ridere questo nome, ma Ratlantide esiste. Dai Gigetto, facciamogli fare un tour delle cose che abbiamo fatto off camera. Bene, qua adesso finalmente posso farmi il mio tavolino. Anzi, me lo faccio subito, già che ci sono. Qui ho un po' di ossidiana, alcuni diamanti che ho trovato, un libro. Così andiamo subito a farci il nostro tavolo degli incantamenti, che avevo detto che l'avrei fatto, ed eccolo qua. Oh, finalmente potrò usare la mia esperienza suprema per craftarmi, per potenziarmi. Mi mancano lapislazzuli. Ma vabbè, comunque l'importante è avere questa cosa, perché presto voglio potenziarmi. Non solo la vile spada in diamante. No, 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 no. Adesso fatemi prendere queste altre librerie, che andiamo comunque a rendere più potente il sapere, la cultura. Perfetto. Sono un uomo felice con la mia suprema librarbia. Benissimo, ok, già è quasi venuta del tutto, poi l'andremo a completare 100%. Vedete il tubo che passa e va dentro il magazzino? Sì, presto andremo anche lì. Però adesso voglio fare un'altra cosa, già che ci sono. Gigetto, vieni sempre con me. Ma salve, ma come stanno le mie mue e le mie pue e le mie galline? Benvenute, benvenute nella vostra prigione, nei campi di lavoro sforzati, mi spiace. Ma adesso eccomi qua, voglio fare alcune cose. Vedete qua cosa ho fatto? Bene, devo prendere la mia portagalline. Vieni qua. Sì, ho trasformato la gallina in una gallina 2D. E la gallina 2D sapete cosa fa? La gallina 2D va messa qua dentro e diventerà una gallina 3D che mi darà uova 2D. Avete capito? Non avete capito, vero? Vabbè, vi spiego meglio adesso. Allora, prendo la gallina, divento una gallina 2D. Metto la gallina, divento una gallina 3D. Dentro, vedete, sta andando. E a quando questa cosa arriverà al 100% diventerà un uovo 2D e io potrò mangiare. Molto bene, quindi adesso che cosa faccio? Vado a prendere tutte le galline che ho qui e le vado a mettere finalmente nel loro posto ideale. Anzi, facciamo una cosa qua, spacchiamo un po' perché voglio fare altre cosette. Non andate fuori. Andiamo a mettere dei collector di fianco, così questi collector mi andranno a prendere tutte le uova che le galline andranno a mettere qui dentro. Poi ho anche i chicken breeder, e i chicken breeder permetteranno, se metti due galline 2D qui dentro, fanno un figlio, creeranno altre galline. Posso spammare i gallini, è una cosa bellissima. Il mondo sarà pieno delle mie galline. Ce ne abbiamo delle altre delle galline? C'è qualche altra gallina? Eccola lì. Venga qua. Ok, ho due galline. Adesso queste due galline le metto nel breeder. Vediamo che succede. Ok, le ho messe qui dentro, hanno chiuso la tendina per privacy. Però gli ho messo anche un semino dentro per convincerle, ma non fanno niente. O ci vuole troppo tempo o mi sa che devo capire meglio questa cosa. Volete che vi canto una serenata? Vabbè. La mia bella cicchenina, coccodè. Vabbè, andiamo a quel paese. Sta venendo tramonto, perfetto. Così vi posso mostrare un'altra cosa simpaticissima. Puzza, 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 che puzza. Sì, caro mio Gigio, questo è il tuo ambiente naturale. Allora, Gigetto, no, 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 no. Gigio, no, Gigio. Vabbè, lo tengo con me, ragazzi, non è capace. Ogni tanto fa questo. Oh, cos'è quello? Aiuto, ah, no. Mi ha avvelenato. Cos'è sta roba? Aia, muori, 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 muori. Cos'è sta roba? Ah, 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 ah. C'è un ratto maledetto. Muori, 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 muori. Oh, mi ha dato qualcosa. Signor Creeper, signor Creeper. Porca vacca, mi hanno attaccato una malattia.
Mi hanno attaccato una malattia, cosa sta succedendo? Guardatemi, sono marcio! No, non mi dire, ma se l'attacco a lei... Anche lei! Tutto ciò che tocco diventa marcio! No, devo guarire. Ragazzi, devo guarire. No, ragazzi, devo guarire, sono marcio. Questa cosa non va bene. Secondo me mi rende mamma mia. Ti prego. Cosa fa questa cosa? Non mi fa più recuperare i cuori! Non mi fa più recuperare i cuori! Sono a full vita, non mi fa più recuperare i cuori! Allora, per fortuna ho delle piante qui, dei rimedi medici. Hanno il 10% di curarmi la piaga. Vediamo se ne mangio magari 3. Dai. Dannazione! Non basta, ragazzi. È un problema. Solo un cuore. Non posso far niente. Santo cielo. No, questo è un problema. E abbiamo anche comunque questo libro. Allora, adesso devo stare attenti. No! Non posso neanche andare a dormire. Ok, mi sono allontanato un po', non c'è più. Bene. Ora vado a dormire. Vado a dormire perché non posso più rischiare vita. Non posso più rischiare niente. 2 minuti. Non dura tanto. Potrei aspettare per sicurezza. Però c'è una cura volendo. C'è una cavolo di cura. Forse dovrei andare a cercarla. Quasi ragazzi. Io vado a cercare la cura. E io so dove andare. Devo andare da quei dottori. Dai ragazzi. Devo andare al villaggio. Devo trovare una cura. Mamma mia ragazzi, quanto sono marcio. Sono un cesso che nuota. Che roba orribile. Un cuore. No, la serie non può finire adesso, sennò veramente mi suicido. Però dai, di giorno non dovrebbe essere un grosso problema. Guardala ancora quei cosi. Vabbè, andiamo al villaggio e speriamo bene. No! Guarda il villaggio com'è ridotto. No! Il villaggio sta venendo attaccato. Oh no, stiamo molto 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 attenti ragazzi. Non vorrei che ci fossero ancora quei... Cos'è quello? No, c'è una roba stranissima qua. Ok, questa è la casa dei tizi che possono guarirmi. Lui forse ha qualcosa. Lui si è... Per fortuna si è sopravvissuto. No. Guariscimi. Loro... Sì, grazie. Mi hanno guarito. Mi ha tirato... Grazie bambino, grazie, mi hanno tolto la piaga, che sedere. Pensavo volesse uccidermi, ho preso un colpo, visto, pensavo fosse un baby zombie. Mi hanno guarito, grazie. Aspetta, ti libero subito, la libero subito, signore. Dobbiamo guarire gli altri, dai. C'è qualcun altro messo nei casini? Controlliamo, eccola qua, al liquido purificato. Ne ha craftato uno. Con questo possiamo guarire gli zombie villagers e i mob maledetti. Quindi se li troviamo... possiamo guarirli. Ma no, signora guardia! La libero io, signora guardia! Venga fuori! Aspetta! No! Signora guardia! Vuole attaccarmi, ragazzi! Sì, perché siamo nemici! No, mi è scesa la reputazione con loro perché non gli ho difeso il villaggio dall'invasione di zombie! Ce l'hanno su con me, ma io che potevo fare? Oh no, questo è diventato uno zombie villager. Aspetta, ti do la pozione! Funziona, perfetto, tra un po' tornerà normale, meno male. Ok, sto facendo del bene. Voglio recuperare la reputazione, santo cielo. Perché c'è questo rumore? Il re dov'è? Il re è morto? Non so dove sia il re. Cioè, guardate, il re non c'è più. Il re è sparito. Ah, questa cesta non l'avevo vista comunque. Aspettate che... vediamo se riesco. L'armatura! L'armatura del re! Mi sa che prima di morire l'ha droppata. O forse c'era già. L'armatura del re, mamma mia. Ragazzi, è potente come un'armatura di diamante questa, eh. Tipo come un'armatura, perfetto. Sono re di questo posto. Hello. Lei se ne vada a fancuore, mi dispiace. So che ce l'avete su con me, ma non è colpa mia. Questo coso. Qua dentro c'è qualcosa. Santo cielo, ci sono delle larve di quei cosi. Le hanno lasciate. Brutto schifo. Morite bestie. Ci sono ancora sti schifi. Dobbiamo star molto attenti a sti schifi scofi. Oh no, hanno lasciato dei regalini. No. Brutto schifoso. Falli fuori tutti. Che questi cosi io non so se li hanno lasciati per qualche ragione. Ma ragazzi, facciamoli fuori. Mannaggia, hanno devastato il villaggio. Stadio non... Cosa sono quelli? Dei maiali geneticamente modificati OGM. Mamma mia. Ok,
Mamma mia. No, sono caduto. Sono scemo. Cos'è questo? Santo cielo. Santo cielo. Santo cielo. Santo cielo. Santo cielo. Statemi lontani. Statemi lontani. Statemi lontani. Bestie. Bestie. Oh. Oh. Wow. 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 Ok, ok. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Diventano delle larve. Aiuto. Statemi lontani. Oh. 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 Oh, ma che cos'è? Ma cosa è successo a sto villaggio? Io me ne vado. Io me ne vado. Io me ne vado da questo posto. Ok, il villaggio è veramente ridotto male. Non credo che ci tornerò mai più qui. Almeno per un bel po'. Tanto è ormai è mio nemico. Ah no, però devo fare una cosa. Devo trovare Topo Gigio. Vediamo se è da qualche parte qui. Quasi mi sono dimenticato per il vero motivo in cui sono venuto in questo posto. Ah, il mio cane! Sono lì, sono lì. Oh, bellissimi. Vengo subito. Vengo subito, cari miei. Li ho trovati. Pensavo di dover andare non so dove. Erano qui sull'isoletta. Meno male. Meno male, non so come cacchio ci siano finiti qui. Mamma mia, Topo Gigio, vieni qua, follow me. Follow me. Oh, che bello! L'abbiamo ritrovato! Viva Topo Gigio! Grandissimi eroi, vieni con me, cagnetto. Adesso torniamo a casa. Baffancluoro, torniamo subito a casa. Frega un caspita. Ok, li posso prendere. L'ho preso con l'azzo. Ok, signor dottore, venga. Signor dottore, venga. La prendo per il naso. Ok, lei ora deve andare dentro la barchetta, va bene? Può andarmi... Bravo, bravo, bravissimo. Ok, perfetto. Ragazzi, se potessi portarne due, ne porterei due. Vieni qua, Topo Gigio, monta su. Andiamo sulla nave. Oh, perfetto. Ci abbiamo il dottore, benissimo. Questo me lo porto in base perché può guarirci ed è utile averlo. Dato che ogni tanto arrivano quei ratti maledetti, meglio averci il dottore. Scendere, dottore, perfetto. Signor dottore, venga con me, signor dottore. Andiamo assieme. Signor dottore, la devo un po' guidare. Guardi qua, questo posto incredibile, bellissimo. Ora lei farà parte del gruppo, farà parte di noi, farà parte della famiglia. Benvenuto in famiglia, signor dottore. Sapete dove lo possiamo mettere? Potremmo metterlo... Ma io direi di metterlo qua, nella zona ratti, nella zona ratto formaggio. Così sta qui il dottore. In teoria non credo che possa aprire le fence e ci darà una mano ogni volta che hanno dei problemi con le piaghe. Lui ci aiuta, praticamente ci tira le pozioni. Grandissimo dottore, le voglio bene. Ora dovrei prendere un altro, perché sapete cosa succede? Se io dovessi toccare il dottore, ciao Topo Gigio, dovessi toccare il dottore con questo libro, lui si trasforma in un mostro incredibile e mi ammazza tutta la base. Non devo assolutamente toccarlo con questo libro, ma toccheremo il suo amico con questo libro e lo sconfiggeremo, ma non in questa puntata perché non sono abbastanza potente per farlo. Almeno non mi sento abbastanza potente. Voglio mostrarvi alcune cose prima di proseguire con il viaggio. Comunque ho fatto il magazzino, ovvero sono andato avanti col magazzino, guardate qua, con tanto di cuccetta per cane. E il cane, ho già deciso il nome, si chiamerà Doggo. Doggo perché ciao Doggo, perfetto. Vedi, questa è la tua cuccetta Doggo. Lo andiamo anzi a mettere tranquillo, bello lì sulla sua cuccetta, così sta. Guarda che bello, è bellissimo, stupendo. Vi mostro anche dentro, ho messo tutti degli item frame tramite tutta la mia farm di mucche. Siamo ad un ottimo punto, ho già messo alcune cose nelle chest. E qua, perfetto, abbiamo il magazzino, quindi qua possiamo andarci a mettere tutti i materiali, insomma, in eccesso e che vogliamo conservare. Poi però non è finita qui, infatti qui all'aperto avrete notato che ho messo una scala e infatti qui ho fatto un'altra cosa. Con tutte le gabbiette del pet shop qui abbiamo la zona ratti, dove posso mettere i miei ratti tranquilli, tranquilli, pacati qui dentro in modo che stiano al sicuro. Se vi chiedete cos'è quell'amuletto che pendola, è un coso che ho trovato che ci permetterà di aumentare i ratti nella gabbia. Praticamente faranno figli mentre sono in gabbia, cosa utilissima se vogliamo avere più ratti. Ok, ora però prenderò questo ratto e gli darò un compito con la mia asta di formaggio e voglio che questo ratto ora mi vada a mettere nella cesta in base questa zappa, giusto per provare, signor ratto. Ok, ora se io prendo il ratto a cui ho appena dato il compito e lo metto nella gabbietta, dovrebbe... Vedete, è entrato nel tubo! Sta entrando nel tubo!
E ora sta andando a portare le cose nell'altra cesta tramite il tubo di ratti. Questa cosa è stupenda se vogliamo fare dei meccanismi con i ratti che mi aiutano. Vadano in giro attraverso i tubi per fare i lavori in più in fretta. Utilissimo, soprattutto se poi vogliamo fare una cosa con i campi automatizzata più avanti, veramente c'è tanta roba. Ora Topo Gigio, facciamo una cosa. Vuoi un regalo? Qui ho preparato alcune cose, tipo con le ali dello scorso episodio, vi ricordate? Con le ali, se adesso andiamo su Topo Gigio e gli cambiamo il potere e gli mettiamo il potenziamento ali, Topo Gigio ha le ali e può volare! Aiuto! Aiuto Topo Gigio! È bellissimo! Va bene, però ha meno vita, quindi non so se dargli le ali a Topo Gigio, però per adesso veramente tanta roba. Un'altra cosa che può fare Topo Gigio è diventare un cuoco. Quindi se andiamo qua, adesso ti tolgo le ali e ti do questa roba da cuoco. Allora facciamo così, ti do il cappello da chef. Guardalo là, Ratatouille. Mi cucini qualcosa dopo Gigio? Ora dopo Gigio mi sta cucinando qualcosa, vedete, sta cucinando con la pietra focaia. Eccola qua, me l'ha portata, me l'ha data, guarda, ce l'ha in bocca. Mi cucina il cibo per me, una fornace ambulante, grazie. Io lo metto qua come cuoco, Topo Gigio. Per adesso puoi rimanere come cuoco. Ne prendo ancora un altro di ratto che voglio dargli un compito. Scenda pure, ecco qua. Lei sarà il nostro topino che andrà a prendere della legna, va bene? Mi può andare... Guardalo col vestito a falegname. Ok, vedete, sta andando, sta togliendo la legna. No, che bello. Ok, potrei mettergli poi una... Guarda quanta ne prende! Tu vai mi a prendere deposito tutto qua. Bene, gli ho detto di andare a depositare, mi dis... Mi sta tagliando... Mi taglia tutta la foresta sto coso. Proprio me la taglia così, ragazzi, non devo più andarla a prendere io. È questo che volevo. Dannazione, è questo. Bene, super contento. Ma adesso che abbiamo fatto tutto ciò, mi muovo, ragazzi, prima che venga troppo tardi, che c'è una cosa strana che ho trovato per di là mentre scavavo, mentre cercavo diamanti, e volevo vederla insieme a voi. Andiamo. Il posto è qui, ragazzi. Questa caverna, non molto lontano da casa mia. Qua volevo andarmi a prendere dei materiali, però poi ho notato una luce e qua c'è una struttura. Voi dovete sapere, il mio pacchetto è pieno di strutture, oltre che pieno di mostri. Dovrei sopravvivere, credo. Perfetto. No, signor zombie, no. No, chi gli ha dato il permesso? Meglio che mi vado a mettere lo scudo, perché è molto importante. Ecco, io sono andato fino a qui e ho detto no, questa cosa devo vederla con i miei iscritti. Perché sembra un laboratorio, sembra qualcosa. Andiamo a vedere un po' che succede. Perché io non so quale mod potrebbe contenere queste robe, ma questo è assolutamente un laboratorio. E sapete cosa mi sembra? Mi sembra tantissimo quello di Dante DM. Ma è il suo, con la testa in chamber. Ok, qualcuno l'ha moddato dentro. Va bene, stiamo attenti. No, non di nuovo. Oh oh. Ragazzi, c'è lo schifo? C'è quella sostanza schifosa? Vede, non mi dire che quegli schifosi sono usciti da un esperimento. È tutta colpa di Dan. È tutta colpa di tanti DM. Ecco perché sono usciti i mostri. È stato un esperimento pazzo. Oh cavolo, oh no, inizio a capire. E ora hanno invaso il mio mondo. Comunque, già che ci sono, prendo del ferro. Scusami Dan se lo prendo. Ma dannazione, è del buon ferro questo. Me lo prendo e anche mi vado a prendere un po' di altri materiali, perché dovrei anche prendere quelli delle altre mod. Sicuramente mi torneranno utili. Sento bruttissimi rumori. Qua c'è una leva. Che ho fatto? Si è aperta una porta? Mamma mia. Ah! Ok! Quella porta ha liberato degli esperimenti! No! No! No, 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 no! Ah! Andato là sopra! Che schifo! Ok, morto! Ma quanti ce ne sono? Mamma mia, ma sono tantissimi! Sono tantissimi! Fammi controllare dall'observation deck. Fammi controllare dall'observation deck, che qua da qui Dan controllava le sue cose. Vediamo un po' quanti sono. Porca vacca, no! Stanno uscendo... A scoppio, stanno uscendo... Aiuto, mi vogliono ammazzare! Mi vogliono ammazzare! No, 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 no! Si possono pure appendere! Ragazzi, il laboratorio non va bene! Ho capito da dove è nato il tutto! Ho capito da dove è nato il tutto! Ora, ragazzi, spacco un po' di blocchi, torno a casa, mi scusi se non ho un ragno, fanquare a sto laboratorio, fanquare a chi lo abita, io me ne torno a casa. Mamma mia, che pericolo! Mamma mia, che pericolo! Crepa. Perfetto. Oh! Chi è quel coso?
Stavo tornando a casa quando... Mi scusi? È un pifferaio! Ma c'entra con i ratti, signor pifferaio? Lei è buono, vero? No! Non è buono! Ok, 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 ok. Fanquare, 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 fanquare. No, tenga il suo ratto a bada, tenga. Questo spamma ratti, questo spamma ratti. È un pezzente, è un pezzente. Aspetta che arrivo. Mamma mia, le mie orecchie. Le mie cacchio di orecchie, muori. Mannaggia sti ratti, sono tutti i suoi figli. Mannaggia. Devo ucciderlo prima che sia troppo tardi. Benissimo, l'ho ucciso. E ora ammazzo anche voi. Via, via, andatevene. Ah, meno male, hanno paura. Quando è morto il padrone, se ne scappano. Ok. E aveva il cappello da pifferaio. Piperette, guardami. Sono Robin Hood. Ruba i ricchi per dare ai poveri. O ruba i ratti per dare ai matti. Va bene. Quindi con questo cappello cosa faccio? Ah, con questo cappello i ratti non hanno più paura di me. Quindi posso avvicinarmi ai ratti tranquillamente. Molto buono se voglio prenderne degli altri senza problemi. E ho visto che si può anche craftare il suo flauto. Posso comandare un sacco di ratti con questo flauto, con le canne da zucchero e la terracotta. Non è difficile, lo posso fare a casa. Va bene ragazzi, la sapete una cosa? Per oggi abbiamo visto abbastanza cose. Ho preso un po' di paura, ma abbiamo imparato molto e diventeremo sempre meglio. Sempre meglio, mamma mia, il dannato laboratorio, i dannati ratti, però tanta roba. Va bene, c'è molto da fare, ci sono tantissime robe in questo pacchetto e questo è solo l'1%. Avete visto solo l'1%, vi rendete conto? Beh ragazzi, questo era tutto comunque per questo episodio rattosferico. Io vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo al prossimo. Ciao ratatti!